Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video con gli ultimi prodotti che mi ha spedito Maki Beauty. Per chi non lo sapesse, Maki Beauty è un sito che contiene un numero infinito di marchi, prodotti che qui in Italia non troveremo mai. Spedisce dalla Spagna con un mega imballaggio che vi farò vedere e il pacco arriva circa dopo 5-7 giorni più o meno, poi dipende da che zona voi abitiate. E questa azienda mi ha fornito un codice sconto non affiliato del 10% che è valido su tutto il sito senza un minimo di spesa. Se voi acquistate anche un solo prodotto da questo sito vi viene scontato del 10% ed è valido fino al 31 agosto. Come sempre vi invito anche a taggarmi nei vostri haul, nei vostri acquisti, così posso ripostare la vostra story o la vostra foto sul mio profilo Instagram che vi lascio qui nel caso non sappiate come trovarmi. Fine dello sproloquio. Ecco qui il mega scatolone. Allora, questo è il tipo di imballaggio che avete, quindi c'è una sorta di carta che contiene dell'aria ed è sicurissima. Io ho ordinato negli anni palette illuminanti, tipo l'illuminante che ho oggi è preso da Maki Beauty e non mi è mai arrivato niente di rotto. Io ordino su questo sito dal 2014, sono 7 anni che ordino su questo sito, o 2015, non ricordo, dovrei guardare la cronologia degli ordini. Non mi è mai arrivato niente di rotto e hanno un servizio clienti veramente top. Comunque vediamo un po' che cosa ho scelto. Questa non potevo non selezionarla perché è chiacchieratissima ed è questa protezione di Garnier, protezione 50. Dovrebbe essere il dupe di un'altra, ma non mi ricordo quale. È fatta in questo modo, quindi anche abbastanza grande, sono 40 ml, va shakerata perché è liquidissima. Io la verità l'ho già provata. Quando ricevo questi mega ordini non provo praticamente nulla, perché poi so che se inizio a provare poggio le cose e è successo più volte negli anni di dimenticarmi i prodotti sparsi per casa, e mentre riguardavo il video dicevo cavolo ma quello l'ho dimenticato, quindi io non uso mai niente. Questa l'ho provata, la adoro, ha un effetto matte sulla pelle e non resta appiccicosa nonostante comunque l'acido ialuronico che quindi va a idratare, anti macchie e anti contaminazione, sarà anti inquinamento penso, protezione molto alta contro i raggi UV e UVA, testato come controllo medico, ipoallergenico, non brucia gli occhi, contro anche l'effetto degli infrarossi, ma fantastica. In più l'adoro perché ha un effetto matte sulla pelle, che già questo la dice tutta. Poi, questo io non potevo non metterlo. Allora, questa Babaria, non lo so, è lo stesso brand dove del quale io ho acquistato le ampolle e hanno creato un olio al cocco protezione 30. Per me cocco è uguale estate, uguale mare. Questo però non l'ho ancora provato, sono stata brava. Io però sono stata al mare solo 2 volte, una avantieri e una 5 giorni fa, perché io tutto giugno non sono riuscita ad andarci manco una volta. Quindi questo alla prossima applicazione vi faccio sapere, ma intanto lo annuso perché voglio capire. È molto forte a livello alcolico, quindi se contiene alcol dovrebbe asciugarsi rapidamente e sa di cocco. Comunque un buon profumo, vi farò sapere. Poi, allora, questi li vedete così, ma in realtà guardate la meraviglia. Questi sono 2 setting spray. Aspettate, vanno un po' agitati. Io potrei stare in loop così ore a guardare questa roba. Comunque, 2 setting spray, uno rosato, rose gold anzi, e uno totalmente gold. E vi faccio sapere, in realtà io questi li ho presi più per il corpo che per il viso, quindi speriamo che diano un bel effetto sul corpo. E li proverò anche sul viso. Marca W7, altra marca che adoro. Maschere, ah i campioncini, scusate, ci sono sempre i campioncini, crema protezione con vitamina C, SPF 50+, di Ziaggia, altro brand che ve lo dico a fare, un altro campioncino del siero all'acido ialuronico di L'Oreal e una, cos'è questa? Una crema contorno occhi di Alma Secret. Allora, maschere, iniziamo dalla meno conosciuta, questa è di
fresh to go all'avocado. Questa me la sto già immaginando post mare. Poi, nuova maschera Garnier Skin Active con vitamina C antifatica e c'è scritto da tenere 5 minuti. Però è una maschera in tessuto. Solo 5 minuti? No, ma così poco. Vabbè, comunque contiene l'1% di vitamina C e contiene estratto di ananas, questa qui. E un'altra maschera che io, come ho detto, ma io posso non prenderla. La maschera di Crudelia De Mon. E ipotizzo che dentro sia così. Ma io mi sto già immaginando di mettere questa e spaventare Christian. Non vedo l'ora. Ed è, non so il brand, dovrebbe essere questo Mad Beauty. C'è tutta la collezione dei cattivi della Disney. Questa adoro, adoro, adoro. Poi, due lip plumping mask sempre di W7 con questi micro glitter. Qui ci sono i... Eccomi, ho dovuto interrompere un attimo perché avevo terminato lo spazio nella schedina, quindi ho dovuto esportare i video. Ah, questa fotocamera mi sta dando un po' di problemi. Comunque, vi dicevo, le maschere. Queste sono delle maschere lip plumping, quindi dovrebbero rendere le labbra un po' più rimpolpate. Cuoricini e stelline. E sono giganti, io me le immaginavo molto più piccole. Contengono 30 grammi di prodotto. Stupende, anche bellissime solo così, ricordano un po' le Glam Glow. Poi ho scelto un Lash Serum perché quello che sto utilizzando è notato che ormai è statico, le ciglia ne migliorano né peggiorano, quindi volevo cambiarlo. E questo va bene anche sulle sopracciglia, io purtroppo qua ho dei buchetti di proprio ciglia che perdo e rimane la voragine, oppure su quelle che io strappo e faccio danno. Questo invece è di Technique, lo provo e vi tengo aggiornate. It's Glow Prime di W7, primer illuminante per il viso. Questo in realtà non sarà per me, quindi vi faccio sapere indirettamente. Liquid Shadow Waterproof di Catrice, versione matte. Io ho già un colore un po' più chiaro, che è proprio color palpebra, e mi aiuta a eliminare tutte le discromie, non si infila nelle pigliette per tutta la giornata. E vi dico anche che su Macchi Beauty trovate tutta Catrice disponibile. Due blush di Milani. Fra l'altro quello che indosso è luminoso, che anni fa non eri una beauty guru americana se non ci avevi visto blush. Dopo anni mi sono decisa a comprarlo e vi dico, vale tutto l'hype che c'è dietro. È bellissimo. Vabbè, tralasciate un attimo l'illuminante per la vista da Saturno, però il blush è già molto luminoso di per sé. E quindi ho deciso di scegliere altri due colorazioni di blush e sono numero 15 Sunset Passione, ok, e Petal Primavera, uno più bello dell'altro. Questo è leggermente più rosato, questo un po' più mattone e cotto, e sembrano entrambi opachi. Vi tengo aggiornate, molto molto belli. E in ultimo due palette, come vi dicevo i prodotti arrivano integri, ve le apro come questa, è la Nudification che io ho già ma che regalerò. Guardate la bellezza di questa palette, gli ombretti sono intatti, questa è sempre di W7 e questa invece è la Total Eclipse, guardate quant'è fotonico questo pack. E contiene dentro 18 ombretti più un mega specchio. Ah, e c'è anche un pennello. Anche questa bellissima. E i colori, scusate, gli ombretti sono intatti. È un pennello doppio. Molto, molto, molto bella. Questa è un po' più grande, però 18 ombretti vanno anche tenuti. Galactic Glitter, sempre di W7. Io spero che in camera... Ah no, scusate, al contrario. Spero che in camera si veda questa roba. Allora, questo è... Non riesco a capirlo e non voglio perderci gli anni. Però questo è più uno champagne. Questo invece è tipo un madreperla. Vedete, ha questa riflessatura leggermente rosata e verde, a differenza dell'altra. Bellissimi. È un illuminante liquido.
molto molto belli. E questi erano gli ultimi due prodotti. Spero con questo video di avervi incuriosito un po' su Maki Beauty. Mi raccomando, se fate un ordine non dimenticatevi il codice sconto e taggatemi su Instagram. Io vi saluto e vi mando un bacio gigante e ci vediamo nel prossimo video.